questa performance è dedicata ad una cara amica, una cara amica che è morta sotto le macerie del terremoto dell'Aquila 10 anni fa, sono quasi 10 anni, perché con questa cara amica che si chiamava Daniela insieme cantavamo in coro io, Antonio e qui questa signora, madre di 2 figli, è morta sotto le macerie proteggendo, abbracciando i suoi bambini nel tentativo estremo di salvarli, facendo scudo con il suo cuore. La prima posti forse cui dedicare dei versi, di vista ci siamo persi per tanti e tanti anni, neppure tra gli amici scambiamo le notizie. 10 anni sono trascorsi da quella notte oscura in cui la mia città tremò per la paura. Daniela non c'è più, perché si è fatta scudo, i fiori suoi al cuore, acinto nel dolore. Il mio pensiero torna all'epoca felice, a quei sorrisi tenui, cantati senza posa, a quella filastrocca che canta piocca piocca, ricordo di una mamma composta a Nina Nanna. E c'è questa immagine della madre che abbraccia i suoi figli nell'estremo atto di proteggere. Qui invece, nella prima parte del foglio, vedete quest'altro testo. Amare la terra, crudele se trema, eppure fu madre a chi la abitò. Tutta la performance di questa sera è basata su questa dicotomia. La madre terra che trema e seppellisce i suoi figli, e questa immagine umana invece di donna che abbraccia i suoi figli durante il terremoto cercando di proteggerli. Vi lascio questo per meditare. Dove la grandezza dell'uomo, della donna, in questo caso, sicuramente batte la durezza della natura.
Thank you.
5, 6, 7, 8, 9, 10.
l'emergenza, la coscienza del respiro. Thank you.
Mm-hmm.